Un'altra fase importante del Lettere Caffè è l'idea, come ci ha detto prima, già originariamente accennata e poi lentamente, diciamo così, configurata, no, negli anni, che è quella di rendere il Lettere Caffè una rete nazionale di caffè letterario, comunque sia di spazi come questo di Trastevere, che possano dare possibilità al sommerso italiano di uscire fuori. Perché creare una rete nazionale di caffè? Evidente, per quello che dicevamo prima, insomma, no? Qui esiste soltanto la proposta televisiva, la proposta radiofonica, la proposta comunque che ha dietro un investimento economico potente e così via. Chi rimane fuori da questa cosa, indipendentemente dalla sua bravura, perché è evidente dalla miseria della proposta culturale in generale, chi rimane fuori da questa miseria, ribadiamolo, non verrà mai conosciuto. Io, che sono stata una frequentatrice per anni di locali, oggi non mi posso muovere da questo, ma ho visto artisti bravissimi scomparire nel nulla. Nessuno saprà mai niente di loro, e questa è una cosa veramente terribile, ingiusta, una cosa ingiusta. Quindi è giusto creare una rete alternativa a quella appunto ufficiale, che proponga questi nomi, che li faccia girare, che li sposti da una città all'altra, insomma.